domina Golf Television in Tour. Oggi siamo all'Adriatic Golf Cervia, 27 buche veramente meravigliose. È un clima prettamente estivo, caldo, terrificante. Oggi il percorso di gara è sul giallo e il blu. 18 buche per stabilire i vincitori, altri 4 protagonisti di quello che sarà il The Invitational dal 5 al 13 dicembre a Sharm el Sheikh, il nostro ultimo appuntamento speciale, ospiti di Domina Golf Television, con una finale che promette veramente tantissime sorprese. Adesso andiamo in campo a vedere che cosa succede. Direttrice, come si prospetta questa ripresa? Allora, questa ripresa è stata una ripresa veramente molto buona, sicuramente al di sopra delle aspettative. C'è da parte di tutti i giocatori un grande entusiasmo, una gran voglia di giocare, c'è grande partecipazione alle gare, agli eventi, agli iniziativi in genere, chiaramente nel pieno rispetto delle norme. E quindi insomma, guardiamo al futuro con positività. Qualche iniziativa in particolare da suggerire? Noi abbiamo riconfermato un appuntamento molto importante a livello internazionale che è previsto tra la fine di agosto e i primi di settembre, ed è il campionato internazionale Mid Amateur, che quest'anno si svolgerà per la terza edizione consecutiva. Speriamo insomma che, come gli altri anni, partecipino anche tanti giocatori stranieri. E l'attività giovanile? E l'attività giovanile chiaramente riprende, speriamo anche quella alla stragrande. Ricominceremo con il nostro club giovani e gli allenamenti il 1° di luglio, anche quelli ovviamente in piena sicurezza. Tra l'altro a fine luglio e i primi di agosto avremo il trofeo nazionale federale Under 18 e la gara nazionale 72 buche. No, lei non gioca male, lei giocava troppo bene. Ma per il pubblico si fa questo ed altro. Questa trasmissione è seguitissima, soprattutto nelle Marche, dove voi trasmettete. Molto seguita, perché è un programma che riguarda principalmente gli amatori. È una cosa, che un programma che non esiste da nessuna parte. Poi in più segue dei circuiti molto, molto interessanti, e quindi piace molto. Avete segnato grandi risultati? No, no, purtroppo no. E come mai? Purtroppo capita. Partito l'embolo, parte lei. Non molto bene, molto negativo. Io diciamo che non ho giocato meglio di loro, però mi sono divertito. Molto, molto, grazie. Oggi sono veramente forte. Sì? Sì. Quindi è pronto per Sharm, per la finale? Pronto per Sharm, fare immersioni, mi sa, perché il golf oggi non è la sua giornata. Prendendo di santa ragione. Quindi stai dando una lezione a tuo papà? Sì, sì, per ora sì. Dagli un consiglio, dai, cosa deve fare? Giocare più di strategia, meno spingere, diciamo. Allora Marco, sono arrivato a una conclusione, devo cambiare sport. Guardando il panorama non è che mi rimane tante chance, pallacanestro o me che meno, sono alto 1,5 m. Fantino, proverò a fare il fantino, sto pensando di andare a fare il Palio di Siena, vediamo se qualcuno mi vuole, sarà la mia prossima avventura.